Benvenuti con Aoni, un gioco che parla di non so che cosa, creato da non so chi. Un gioco di paura, credo. Non ci ho mai giocato, questa è la prima volta. Qual è il nome del protagonista? Hiroshi. No, non mi piace il nome. Chiamo qualcosa di più bello. Ok, possiamo cominciare con questo gioco. Non ci ho mai giocato, quindi dovrò risolvere gli enigmi al momento. E spero che non mi faccia spaventare molto. Abbiamo sentito le voci di una villa fuori città. Dicono che sia abitata da un mostro. E voi come coglioni ci andate? È molto più carino all'interno. Sono io o qui fa davvero freddo? Ehi, usciamo di qui. Cosa c'è che non va a Takeshi? Hai paura? Bene. Rumore di qualcosa che si rompe e questi imbecilli non se ne vanno. Ehi, usciamo di qua. Quello con i capelli gialli ha capito tutto della vita. Così stupido. Non è possibile che i mostri esistano. È scientificamente impossibile. Ok, vai a morire. Ehi, Umberto. Ah, sono io quello che sta facendo l'imbecille. Stai attento. Sì, come minimo ora crepo. La porta è chiusa, bene. Bene, ecco cos'è stato il rumore di prima. Si è spaccato un piatto. C'è un piatto rotto a terra. Ho ritrovato l'oggetto a scheggia di piatto. Ma quindi posso interagire con gli oggetti schiacciando invio. Questa cos'è la cucina. Ma che mi devo fare? Non c'è un cacchio. Ah, ma da qui si può andare oltre? No, non si può andare oltre. Qui con la porta avevamo detto che era chiusa. Ma non posso tornare indietro. Ah sì, posso tornare indietro. Che cazzo è stato? Ragazzi. Ah, se ne sono andati, perfetto. Non si apre. Ma ne posso andare pure io. Bene, non possiamo più andarcene. Che cazzo è? Beh, vado a vedere. Ebbene, non si apre. Tra un po' starò qui a sclerare perché mi spa. Non si apre benissimo. Risaliamo. Cos'è sta cosa? Credo sia la mappa dell'edificio. Bene, faceva un po' più casino con la porta, se no mi spaventava un po' di più qua cos'è. Ah ecco, ah, posso salvare, salviamo, non si sa, crepiamo. Creiamo una partita. Ok. Non fa tanto schifo come penso. Porca troia, che è stato? Mi ha fatto spaventare quel pirla. Trema. Takeshi. Trema. Dove sono gli altri? Trema. Hai rotto le palle. Ah, non posso sapere niente. Bene. Se mai sono morti, mi vado a morire anche io. Grazie di tutto. Se muoio, grazie a te. Ah, ecco, vaffanculo. Ok, chiave della biblioteca. Ora la biblioteca qual è? Salviamo. Non si sa mai. La biblioteca, qua c'è scritto. No. Perfetto. La porta è chiusa, le devo vedere tutte. Non si apre. Beh, no, non credo sia. Ok, vediamo, sarà una di queste due sicuro, perché ho detto che non credo che sia una di queste due. Bene. Devo seguire il mio istinto. Ma c'è qualcosa che si apre. Spero che non debba selezionarla dall'inventario, altrimenti è una rottura di scatole. Ecco, chiave della biblioteca. Ah, porca ma via. Scappa. Corri. Vai da qualche parte. Posso nascondermi nel frigorifero. Mannaggia. Se n'è andato quello. Ma che cazzo era? Concentriamoci. Si è mosso. Ah, c'è qualcosa.
Bene, chiave della camera da letto. Porca puttana, porca puttana, porca puttana, porca puttana, porca puttana, porca puttana. Me lo sono messo in culo. Benissimo. Bene, non salvavo da quando... Ora qui appare quel figlio di puttana. Sì, stavolta t'ho anticipato. Ma quando è brutto qualcosa? E da qui, sali, sali. Ma porca... Ti prego, ti... Mi nascondere. Oh, però ho avuto una buona intuizione di mettermi lì dentro. Che questa è fatta. Si è solo bloccato il gioco nel frattempo. Ah no, sono dentro l'armadio, credo. Ho trovato l'oggetto fazzoletto. Si è impiccato quel tizio dalla paura. Salviamo. Io ho trovato la chiave della camera da letto, giusto? Qual è la camera da letto? Sotto, sarà una delle due stanze sotto. Perché si è aperta la porta da sola qua? Ecco il cesto, secondo me c'è una bella pisciata. Ah, si apre il WC, non c'è niente dentro. Posso pisciare, no? Bene, il sapone. Salviamo. Cacciavite a stella. Io salvo ogni oggetto che trovo. Sì, ma là la porta, vabbè. Camera da letto è questa. Qui prima era chiuso però. Si è aperto tutto di un colpo tutto. Un'altra un po' riappare il nostro amico, ne sono sicuro. Ah. Che cazzo avevo detto? Che cazzo avevo detto? Che cazzo avevo detto, eh? Ecco, me l'ha messo nel fondo schiena. Ogni volta che mi batterà userò un modo diverso di chiamare il culo. Da quanto tempo non salvavo? Chiave, fazzoletto, sapone, cacciavite a stella. Salviamo qui. Beh, lì sopra ci vado dopo. Bene, devo andare per forza lì, perfetto. Aspettiamo un pochino che se ne va. Proprio un rompipalle quel tizio. Salviamo. Non era qui, cavolo. Sembra Trunks questo tizio. Ho detto Trunks, non Trunks. Qui ha aperto qualcosa però. Ah, ecco, c'è qualcosa. C'è qualcosa, cos'è? L'accendino. Se ci diamo fuoco, moriamo e finisce qui. Sì, vorrei capire un po' che cacchio fare. L'accendino, presumo, potrebbe essere usato in cucina. Beh, che basta vedere dove c'è il... Ah, ecco, ecco qui la camera da letto in cui non ero andato. Salviamo. E che non lo sapevo io. Pianoforte. Bene, del sangue.
Cos'è? Abbiamo visto qualche codice finora. Abbiamo visto qualche codice da qualche parte, non credo. Se l'abbiamo visto, mi sfugge. Ah! Puliamo lì la cosa da sporca di sangue con il fazzoletto. Hai puliato, esatto. 9, 4, 1. Ma non erano 4 le cifre, vabbè. Mannaggia la mafia, puttana troia! Che spavento, mortacci suoi! Dai, dai, che spavento. Qui dove cazzo si va? Ah, ecco dove si va lì. Mannaggia, che spavento. Ha fatto prendere quel tizio. Dobbiamo essere pronti a toglierci dalle palle appena esco dal pianoforte. Una volta, non due, caro. Caro, mi sa che sono due. Aspettiamo che se ne vada. Rientriamo nella camera del pianoforte. 941 era, già me ne sono scordato io. Forse 1 9 4 1. Bene, nuova stanza. O ci sono già stato. Vabbè. Siccome una nuova stanza corrisponde a un nuovo infarto, salviamo. Ma puttana, che spavento! Sta puttana, Umberto, stai bene? Sì, credo di sì. Ah no, ma è un maschio, Umberto. L'hai visto anche tu quel mostro? Sì, da non credere che una creatura del genere esista. Tutte le uscite sono bloccate, siamo intrappolati qui. Pare di sì. Dividiamoci e diamo un'occhiata in giro. Controllerò il piano terra. Ok, buona fortuna. Spero solo che tu morirai. Fatto spaventare, pensavo che eri un mostro. Ma che cazzo ti nascondi? Qui mo riapparirà lui. Che è sta porta? È impossibile che non c'è niente. È impossibile, qualcosa deve stare. Qualcosa serve con la. Non c'è nulla da qui, dare fuoco. Sì, devo aggiustarla. Ho trovato la maniglia dalla porta ora. Qui maniglia stanno. Qui non si va. Qui cos'è? Non so che cosa non sembra a posto. Diamo fuoco, cazzo, diamo. Prima salviamo con brutto presentimento. Bene. Se mettessi una maniglia. Ah, io ho. Ah, ecco, bene, si apre. Però salviamo perché ho un bruttissimo presentimento. Bene, non c'è la maniglia. La maniglia l'ho trovata. Però salviamo un'altra volta. So usare l'accendino per vederci qualcosa. Perché non si vede un cazzo? Il problema è che non si accende l'accendino. Il combustibile, devo trovare il combustibile per l'accendino. Ma dove lo trovo il combustibile per sto coso? Mannaggia la puttana troia! Che mannaggia. Oh, ma sto coso sembra più veloce. Beh, dai, interrompiamo.
figlio di una puttanazza maiala. No, vabbè, volevo interrompere il video, ma... Ma lo interrompo. Punto. Che dobbiamo fare più? Prossima volta continueremo con questo gioco. Qui da Umbit Phoenix, alla prossima. Grazie della visualizzazione, dell'eventuale commento e dell'eventuale votazione positiva.